L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Noi siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Scusate, forse sto divagando. Sono io, Massimiliano Morbelli. Chi mi conosce sa che sono un attore. Chi invece mi vede per la prima volta mi trova imprigionato in una montagna di giornali. Il mio sogno era diventato subito realtà. Avevo studiato, l'avevo voluto e ci ero riuscito. Dalla galleria ero arrivato alla ribalta, dall'Eliseo alla pergola, dal Manzoni al Nuovo. Quanti costumi, quanti grandi maestri hanno spinto queste spalle, quanti canovacci e quante notti insonni per passare rapidamente da Molière a Wilde, dalla intelligente essenzialità di un Brecht alla nuda maschera di Luigi Pirandello. E poi, sì, poi c'è Edoardo, che come un tarlo non smette di ricordarmi. Ma in questa società, qual è il ruolo dell'attore? Ascoltami, io non so come dirtelo, ma lo spettacolo si farà senza te, senza Gianni e senza Silvia. Non ci sono i soldi, Massi, non ci sono i fondi. Proviamo a vedere come va questo, poi magari il prossimo, eh? Mi stai dicendo che fate la locandiera con tre personaggi? Cazzo, me lo dici dopo 2 mesi di prove! Ma che locandiera è senza Fabrizio, Negno? Ma non è colpa mia, Massimiliano, non ci sono i fondi! Ciao papà, buongiorno. Ciao tesoro. Cosa fai oggi? Ti fermi 5 minuti con tuo padre o devi andare subito all'Agra? Devo andare, papà. Ma che c'hai? Ti vedo pallida, stai bene? Ma sì, papà, sto benissimo, non ti preoccupare. Sono solo molto in ritardo e sai meglio di me che lì dentro i ritardi non sono ammessi. E quando saranno ammessi dei pagamenti, invece? Quando le cose cominceranno ad andare nel verso giusto? Presto, papà, prestissimo. Io prendo questo e scappo. Ciao! Tu non puoi capire che cosa è successo ieri. E giustamente non c'eri. Bar, giudice Santini della Cassazione. Lui, io, prendono di tutto. Chi vuoi che paghi? Io, la tirocinante non pagata! Beh, ti meravigli. Che credi, che stiamo lavando con i signori qui? Oh, carissimo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come andiamo, lavoratori? Vi siete svegliati bene? Forza, forza, che il lavoro è tanto! Sì, come vuoi, piccincina mia, sì, come vuoi. Ah, sì, sì, ingegnere, sì. Siamo d'accordo, sì, come no, certo, per lunedì. Sì, la chiamo, sia tranquillo, non dubiti. Arrivederci, arrivederci. Questi scocciatori, Jacopino mio, sono quanto di peggio ci possa essere in una giornata così, così piena di lavoro. Papà, cerchi qualcosa? Sì, cercavo una circolare riguardante l'ultima legge sulle intercettazioni, ma chissà dove l'avrà ficcata quella sbadata di Ilaria Morbelli. Mi sa che dovrò cacciarla. Quanto è buona. Buona, che c'entra buona? No, che... Devi capire, Jacopo Antonio mio, che in questo paese non si può misurare tutto sulla bellezza. No, no. Non posso tenerla perché è buona. No, 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 no. Deve saper fare il suo lavoro. Sì, sì. E tu che cosa hai fatto oggi? Ti sei alzato ora? Dio papà, non puoi dirmi sempre le stesse cose però, eh. Io sono giovane, devo godermi la vita. Dai. Sì, 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 sì. No, sì, piuttosto, sì. Ero passato, se hai tempo. Per i soldi. Beh, hai ragione, hai ragione. I soldi te li dà papà tuo. Ecco qua, 400 euro, ma mi raccomando, fatti di bastare almeno fino a venerdì. A venerdì? Papà, facciamo giovedì. Vabbè. Giovedì sia.
Scusalo, papà tuo, sai, ma è tanto stanco oggi. Del resto, ogni cosa a suo tempo, come dice il poeta. Godi, fanciullo mio. Fanciullo mio. Ti conosci questi versi, no? Fanciullo, sì. Dante. Sì, bravo. E Dante, sì, certo, è Dante, come no. Vabbè, avrai tempo per diventare come me. Hai visto, papà? Sono bravo. Beh, io vado, Ci no, vediamo. aspetta, dove vai? Papà te li ha dati i soldi, ma tu domani devi cominciare a preparare l'esame. Assolutamente. Sì, lo farò, promesso. Vabbè, bravo, vai. Che papà deve fare delle chiamate importanti. Ciao, papà, a stasera. Ciao. Come si può fare con questo scemo, non lo so. Complimenti, signor Morbelli. Lei questa volta ha inquadrato con precisione la situazione italiana. Ho voglia di premiarla. Il suo libro sarà pubblicato. Avevamo pensato a questa copertina. Le piace? Altrimenti ha tutte le facoltà di cambiarla. La nostra è una ditta seria e disponibile al confronto. Beh, chiaro, nella misura in cui tutto sia vendibile. Grazie mille, signor Cardello. Lei è stato gentilissimo. Non so come ringraziarla. Pronto. Ilaria, devo darti una notizia importantissima. Ce l'ho fatta, sorella mia, ce l'ho fatta. Pubblicano il mio libro. Cominciano a stamparlo domani. Oggi realizzo il mio sogno! No, non ci credo. Non ci credo, Marco! È fatta! Chiama subito papà e diglielo! No, preferisco non avvisarlo. Stasera, per la prima volta, vi offro una cena. Posso permettermela? Oddio, non ci credo neanche io. Senti, tu fai una cosa. Vai a prendere papà dopo il lavoro. Ci vediamo alle 9:30. Sì, a quel ristorante vicino casa. Guarda, non so nemmeno dove mi trovo. Il mondo è cambiato. Questa volta pago io! Marco, sono felice, davvero. Allora ci vediamo stasera. Oh, vestiti bene, eh? Io a papà faccio mettere l'abito, così per una volta si sente importante anche lui. Ok? Ciao. Signorina Morbelli, venga immediatamente al mio studio. Le sembra un comportamento da studio legale? Ma è impazzita! Sono davvero meravigliato, signorina, del suo comportamento. Mi sembrava di essere stato abbastanza chiaro la prima volta che è entrata qui. Non è concesso a nessuno di prendersi una libertà del genere. Quando sei qui si lavora, sempre, non si smette mai. Come crede che si arrivi a tanto? Sì, avvocato. Io so molto bene quale sia il codice deontologico di uno studio legale. Si figuri del suo. Beh. Però oggi è successa una cosa bellissima. Ah sì? Che cosa è successo di così bello per interrompere il lavoro? Mio fratello è finalmente riuscito a farsi pubblicare il suo libro. Mi dispiace, non avrei dovuto, ma ero troppo felice. Ma no, signorina, sì. Ma no, la prego. Non... Si sieda, si accomodi. Io sono un uomo di buon cuore, comprendo i sentimenti altrui e specialmente quelli delle mie tirocinanti. Mi dispiace, avvocato, davvero. Non accadrà più. Sì, lo credo, signorina. È per questo che le volevo proporre una cosa. Ho notato che lei è molto diligente, conosce il suo lavoro, ormai è un anno che lavora qui e mi sembra che a parte qualche sbadataggine è sempre stata molto efficiente. Le piacerebbe diventare la mia segretaria personale? Beh, certo. Lo sapevo che lei era una brava ragazza che avrebbe subito capito. Ora potremmo metterci d'accordo in diversi modi affinché lei si faccia perdonare il piccolo malinteso. Il piccolo malinteso di poco fa. Che schifo!
Pronto, onorevole? Sì, sono Carlo Salenti. Come va? Innanzitutto volevo complimentarmi per l'ottima riuscita della sua campagna elettorale. Certo, noi abbiamo fatto quello che potevamo. Spero che sia stato sufficiente. In ogni caso, onorevole, la chiamavo per un problemino, piccolo problemino che ho. Potrebbe mettermi in contatto con l'editore Cardello? Ah, non sapevo che avesse iniziato grazie a lei. Pronto, signor Cardello? Sì, sono l'avvocato Carlo Salenti. Mi permetto di disturbarla grazie all'aiuto di una persona speciale. Ah sì? E chi sarebbe, avvocato, questa persona? Ah, sono a vostra completa disposizione, avvocato. Che cosa posso fare per lei? Stamattina è venuto da lei un ragazzo con un libro e mi sembra che lei abbia intenzione di pubblicarlo. Le dico subito che quel libro non deve uscire. No, aspetti che le spiego subito la situazione. No. L'onorevole è pronto a riparare i danni che questo comporterà alla sua azienda. Danni da poco, si intende. Perché stiamo ancora aspettando una persona. Magari nel frattempo se ci porta una bottiglia d'acqua. Okay, naturale. Ok, perfetto. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle se ha un libro. Che libro? Questo è un paese per vecchi. È di un giovane autore che ho visto ieri in TV. Non ricordo il nome. Mi faccio pensare un po'. Jacopo Antonio Salenti. Sì, Jacopo Antonio Salenti. Com'è curiosa la vita. Ti sorprende anche quando pensi che ormai le hai provate tutte. Marco se ne era reso conto troppo presto. E d'altronde, aveva ragione lui. Questo è un paese per vecchi.